Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti, il cavaliere e l'ingegnere, quasi la stessa età e due imperi economici nati e cresciuti per anni paralleli. Milano, il regno imprenditoriale del primo, Torino, la culla del secondo. Edilizia e poi comunicazione per il CAV, meccanica e poi informatica ed editoria per l'ingegnere, che per quattro mesi nel 1976 fu anche amministratore delegato della Fiat. Vicino ai socialisti e amico di Bettino Craxi, Berlusconi, tessera numero uno del Partito Democratico De Benedetti. Proprietario di un impero televisivo e di giornali orientati a destra, Berlusconi, azionista di maggioranza del Gruppo Espresso, editore della Repubblica, il secondo. Due storie tanto distanti quanto simili nella progressione degli eventi, strade che però a un certo punto si incontrano. Nel tempo, 1990, in un luogo, poi divenuto simbolo per Berlusconi, Segrate, e a causa di una società contesa, la Mondadori, il primo gruppo editoriale italiano, libri, settimanali, periodici e una TV. Nasce così, con la celebre battaglia di Segrate, uno scontro durato 20 anni. La storia era semplice. Tanto Berlusconi quanto De Benedetti rivendicavano accordi con i proprietari delle quote Mondadori. Un collegio di arbitri diede ragione a De Benedetti. La Corte d'Appello di Roma, con una sentenza del 1991, annullò il lodo favorevole all'Inge e spianò la strada a Berlusconi per la successiva trattativa per la spartizione finale. A Berlusconi andarono Panorama e altri periodici, la Mondadori, libri e un conguaglio di 365 miliardi di lire. Cominciò una lunga storia giudiziaria in cui vennero fuori giudici corrotti, faccendieri, intermediari compiacenti. Negli anni i due si sono punzecchiati, hanno litigato, si sono combattuti politicamente e hanno persino fatto una breve tregua in affari quando Berlusconi entrò con una manciata di milioni di euro in una società dell'ingegnere, un fondo salva imprese. Un affare che sembrava sancire la pace definitiva, ma che fu mandato all'aria dai rispettivi amici e tifosi dei due tycoon, che consideravano l'accordo quasi un tradimento rispetto alla guerra combattuta per una vita. Berlusconi si ritirò dall'affare e i due ricominciarono il solito tran tran di stoccate a distanza. Poi, nel 2009, arrivò la sorpresa, quando a quasi 20 anni dal lodo del 1991, in sede civile, il giudice mesiano condannò Berlusconi a risarcire De Benedetti con 750 milioni di euro. La cifra fu poi ridotta in appello e la Cassazione era definitivamente fissata a 494 milioni. L'ingegnere brinda, il cavaliere naturalmente no. Qua c'è la chiesa, vediamo se è aperto o chiuso, non è chiuso, ma dove il Don una volta al mese riceve, raggruppa tutti, diciamo, quelli che hanno le varie comunità e vengono, si fa una messa meravigliosa. Sarebbe bello assisterla perché è una messa molto commovente. Poi lui non usa le particole, ma usa proprio il pane, spezza il pane. Questo è il refettorio, chiamiamolo così, la sala dove si mangia con tutti i ragazzi, dove ci si unisce. E anche lei mangia con loro spesso? Quando io vengo, una volta alla settimana, perché è il mio, diciamo, obbligo, verrei molto di più. Siccome poi lavoro con mio figlio, devo stare agli ordini. E mi sgrida anche. È un datore di lavoro molto serio. Ma è umiliante questo per no. Lei? Cioè lei si sente... le manca la ricchezza, no. Le manca il potere? Guardi, io posso vivere sia con 1000 euro... con 100 euro, con 10 euro. Il potere, io ce l'avevo veramente il potere. A casa mia sono stati fatti dei governi, per dire. Qua ci sono le cucine dove i ragazzi preparano il pranzo e la cena, le colazioni. Andiamo a vedere l'orto. Andiamo a vedere l'orto, quello che ci è rimasto dell'orto, perché l'orto adesso è in fase di cambiamento, sto facendo togliere tutto il fogliame vecchio, zappiamo, diamo un po' di concime naturale perché io non voglio usare il concime di quello, deve essere tutto ecologico. Vedi che bei peperoni, aspetta che te ne faccio vedere qualcuno perché per vedere quanto sono stati curati, adesso questi ancora 15 giorni, vedi? Te ne regalo uno perché porta fortuna al peperoncino. Grazie. Zucchine, meloni, qua invece ci sono varie qualità, ancora di pomodori. Vedi però, belle piante che hanno fatto tanti frutti e che la comunità ha mangiato. Guarda quanti pomodori ci sono ancora. Ed è da giugno che fa frutto.
servizi sociali l'hanno fatta anche crescere? Io credo se i servizi sociali vengono fatti in un certo modo ti aiutano molto, poi bisogna vedere come vengono applicati. La detenzione preventiva è una cosa che dovrebbe essere abolita, dovrebbe essere solo messa a chi effettivamente fa delle cose terribili. Le manca il mondo dei lustrini, come lo ha definito lei? Io amo il circo, il mio era un circo, nani, ballerini, luci che ti accecano a volte e lustrini. Non mi manca, sto bene a casa, io devo stare a casa tutte le sere alle 11, arrivo a casa, leggo un po' e tra una lettura e un rosario mi addormento. Ma come lo vede Silvio Berlusconi qui a Exodus? Secondo lei farebbe bene a scegliere i servizi sociali? Ma se glielo devo consigliare io sì, i servizi sociali ti dà un che dentro che ti fa star bene con te stesso e ti fa star bene con il mondo al di fuori. Non solo Ruby e Bunga Bunga, sono molti gli scandali sessuali legati a politica e prostituzione. Se l'affare piccante ti coinvolge, finisci nel tritacarne mediatico-giudiziario e quasi mai riesci a uscirne indenne. L'ex governatore della regione Lazio, il democratico Piero Marrazzo, nel 2009 è stato costretto a dimettersi per uno scandalo legato alle frequentazioni di transessuali. La Cassazione l'ha scagionato, ma se il Marrazzo giornalista è stato reintrodotto in Rai, il Marrazzo politico non esiste più. Sorte simile per Silvio Sircana, portavoce unico del secondo governo Prodi. Nessun reato per lui, è stato semplicemente immortalato da un paparazzo mentre dall'auto scambiava alcune parole con una prostituta transessuale. Una fotografia però che l'ha travolto e allontanato dalla scena politica. Il deputato UDC Cosimo Mele invece fu protagonista di un festino erotico con due prostitute in una suite di un famoso hotel di via Veneto a Roma. Una delle ragazze fu ricoverata per un malore, l'onorevole si dimise dal partito ma non da parlamentare. Ma il tempo lava la memoria, lo scorso giugno Mele è stato eletto sindaco di Carovigno, sua città natale in provincia di Brindisi. Chi non ha mai pensato alle dimissioni è Silvio Berlusconi, finito nel novembre 2010 nel tritacarne a luci rosse per il caso Ruby. L'allora minorenne Karima El Marug dichiarò di essere stata più volte ospite di Berlusconi nella sua residenza di Arcore, ricevendo in tali occasioni denaro. Ritenendo che quei soldi corrispondessero al compenso di prestazioni sessuali, lo scorso 24 giugno Berlusconi è stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per concussione per costrizione e favoreggiamento alla prostituzione minorile. Dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti. Lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Tra una settimana verranno depositate le motivazioni della sentenza. Ventiquattro ore dopo le dimissioni dei ministri PDL ad Arcore festa. Silvio Berlusconi compie 77 anni e non è tempo per un consiglio di guerra come quello che sabato ha deciso che fare col governo Letta. Sono venuta per fare un augurio e per esprimere solidarietà. E così la giornata trascorre senza visite politiche, soli familiari, qualche regalo dell'ultimo minuto e giornalisti fuori dalla porta. Non pervenuto invece l'esercito di Silvio, anche se non mancano i sostenitori spontanei. Che cosa avete portato, Berlusconi? Abbiamo portato una lettera di solidarietà. Dimostrargli che siamo dalla sua parte, che condividiamo anche il suo dolore e la sua sofferenza in questo periodo. Vogliamo fargli gli auguri di compleanno in diretta? Sì, certamente. Tanti auguri, Presidente, e continui così con il cuore grande che ha. Buon compleanno, Silvio. Auguri, Silvio. Buon compleanno. Beh, io avrei voluto essere Marilyn ai tempi di Kennedy. Non la canto, ma tanti auguri, Presidente. Gli
gli ingredienti per fare festa c'erano davvero tutti. Il PDL al gran completo, una succulenta torta e tutti pronti a far saltare i tappi per festeggiare le 77 primavere del Cavaliere e la rinascita di Forza Italia. Ha una dimostrazione di affetto da parte della Campania nei confronti di un leader che ha cambiato la storia di questo paese, e quindi abbiamo voluto dare il senso della nostra appartenenza, del nostro affetto e dell'orgoglio di militare in questo partito. Che cosa augura al Presidente? Ma nel giorno del compleanno si augurano, diciamo, di trascorrere in famiglia, in serenità, quindi basta questo, diciamo, di tenere oggi la politica fuori dalla porta. E mai augurio cadde nel vuoto più di questo. Da Roma arrivano notizie su una fronda di traditori. In testa i ministri Lorenzin e proprio il napoletano Quagliariello. Il compleanno del Cavaliere è rovinato, così come lo sono i festeggiamenti all'ombra del Vesuvio. Nitto Palma è il primo a riceverne notizia e con un pizzino gela l'onorevole Carfagna. Allora, la magistratura continua. La festa è ormai andata. Ma sono gli stessi Quagliariello e Lorenzin che gioivano quando il presidente Berlusconi ha affermato si ritorna a Forza Italia. E per loro che la politica non era un amore, ma solo un calesse. Solo la telefonata del Cavaliere riesce a far tornare il buon umore tra i partecipanti. Ciao Mara, bravissima! E ti volevamo dire, perché è bravissima Mara e io no? Tu lo sanno tutti, poi scusami, guardati nello specchio. Oggi compio, non mi ricordo più, 37 o 47 anni. E comunque sono in piena forma e sono convinto che un governo delle tasse non è un governo che serve al nostro paese. E andare convinti verso le elezioni al più presto possibile. Mi viene in mente una frase di Albert Einstein: le grandi menti hanno sempre ricevuto violente opposizione, le grandi personalità hanno sempre ricevuto violenta opposizione da parte delle menti mediocri. Grazie. Ma la telefonata del festeggiato non basta a rasserenare gli animi. La festa è ormai compromessa. Mi dica soltanto, insomma, se è un compleanno un po' amaro. Dopo mesi di indiscrezioni puntualmente smentite, dicono di nuovo che Marina Berlusconi sia pronta a scendere in campo per raccogliere il testimone di Papa Silvio e guidare la nuova Forza Italia. Le elezioni si allontanano e la primogenita del Cavaliere avrà ancora tempo per decidere cosa fare. Ma a parte il cognome, con quali credenziali scenderebbe in politica la ragazza che secondo la rivista Forbes è tra le prime 50 donne più potenti al mondo? Maria Elvira Berlusconi, detta Marina, classe 66, figlia di Silvio e Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, entra giovanissima in Fininvest, di cui a 29 anni diventa vicepresidente. In famiglia è un falco. Nel 1998 blocca insieme al fratello Pier Silvio la vendita dell'azienda Rupert Murdoch contro il volere della matrigna Veronica Lario. In Mondadori, di cui è presidente, è falchissima, attaccando per esempio uno dei suoi autori di punta, Roberto Saviano, molto redditizio per l'azienda, ma molto poco berlusconiano. Nel primo gruppo editoriale italiano deve anche gestire una crisi complicata. Mondadori non brilla nei risultati economici. Il bilancio del 2012 chiude con una perdita di oltre 167 milioni di euro e il titolo della società negli ultimi 5 anni crolla da 3,6 euro a poco più di 9 centesimi. A complicare le cose c'è poi la situazione generale. Per esempio l'ultimo guaio che colpisce la controllante di Mondadori, Fininvest, una sconfitta giudiziaria contro la CIR di Carlo De Benedetti, costata al gruppo che fa capo alla famiglia Berlusconi oltre mezzo miliardo di euro. Insomma, il palmarès manageriale di Marina non è ancora particolarmente ricco, eppure, secondo i sondaggisti, se oggi si presentasse agli elettori, la Cavaliera potrebbe valere tra il 25 e il 30% dei consensi. Sarà lei il futuro di Forza Italia oppure è solo un modo per mantenere il brand Berlusconi nel supermarket elettorale? Ma continuano a dire Berlusconi a casa, creando un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Doveva essere una sorta di Versailles Brianzola, dove ospitare grandi capi di Stato e prestigiosi eventi. Invece, Villa Gernetto si è trasformata in un flop milionario per Silvio Berlusconi.
35 ettari di bosco, giardino all'italiana, bassorilievi di Antonio Canova e statue del Fabris, la villa settecentesca situata all'Esmo sulla Valle dell'Ambro è stata amore a prima vista per il cavaliere, che nel 2004 l'ha acquistata per 35 milioni con l'obiettivo di farne una specie di dépendance di Palazzo Grazioli, nonché fucina della nuova classe dirigente. Stiamo lavorando alla creazione di una università del pensiero liberale. Un progetto ambizioso che avrebbe dovuto avere docenti d'eccezione. Io questa mattina ho detto al presidente Buti che mi piacerebbe che lui fosse il primo tra i professori ad inaugurare il corso. Villa Gernetto è diventata però una macchina mangiasoldi che di eventi rilevanti ne ha prodotti pochi, fatta eccezione per la sfuriata dello scorso ottobre contro la condanna del Tribunale di Milano per frode fiscale. La nostra non è una vera democrazia. Oggi è piuttosto una dittatura dei magistrati. È una magistratocrazia. Per la Reggia Brianzola ad aumentare sono state invece le spese, 33 milioni per la ristrutturazione e 96 mila euro l'anno per la manutenzione. C'è poi la stangata fiscale del 2012. Solo di IMU la Versailles di Lesmo è costata la bellezza di 647 mila euro, per non parlare della Tarsu. Nel 2012 e nel 2011 il cavaliere ha scordato di pagare la tassa sui rifiuti e la conciliazione con Equitalia gli è costata altri 83 mila euro. Perfino la Fininvest, che aveva stipulato un contratto per organizzare incontri con investitori e aziende, ha fatto un passo indietro e alla voce Villa Gernetto ha contabilizzato a bilancio un buco di 17,4 milioni di euro. L'ultima perizia effettuata dall'immobiliare Reag S.p.A. ha svalutato il complesso da 68,4 a 51 milioni, ma il vero flop è fronte politico. I banchi dell'Università del Pensiero Liberale per ora restano vuoti. Voglia di congresso anche nel PDL? Qualcuno, dopo lo strappo di Angelino Alfano, ci crede davvero, a cominciare dal deputato lealista Raffaele Fitto, che chiede l'azzeramento dei vertici e un confronto in tempi brevi. Per me il leader è Silvio Berlusconi e io in questo momento sono impegnato con l'iniziativa da lealista a far sì che ci sia un azzeramento intorno a Silvio Berlusconi. Ma i tempi dei grandi congressi democristiani, comunisti, socialisti sono ormai lontani. Oggi le grandi stanze si perdono in correnti, veti incrociati e diatribe sugli statuti. È il quadro che si prefigura alla prossima assise del PD dell'8 dicembre, dove si sfideranno per la segreteria Giuseppe Civati, Gianni Cuperlo, Gianni Pittella e Matteo Renzi. Quanto al PDL, in 19 anni di carriera politica del Cavaliere, le assise sono state soltanto tre e tutte finite nello stesso modo. Un solo candidato eletto per acclamazione, Silvio Berlusconi. Roma, 21 novembre 2008. Il Consiglio Nazionale di Forza Italia approva il percorso politico di cui Forza Italia sarà protagonista, che prevede la costituzione del Popolo della Libertà. E con questo obiettivo affida al presidente Berlusconi pieno mandato per le scelte e gli adempimenti necessari in vista del primo congresso costituente del nuovo soggetto politico. Anche lo scontro di questi giorni tra Falchi e Colombe non è proprio un inedito. Nel 1997 un gruppo di parlamentari centristi punta l'indice su alcuni esponenti del partito, tra cui l'ex radicale Marco Taradas e il professore Lucio Colletti, per le loro posizioni considerate eccessive rispetto alla linea moderata di Forza Italia. Il dibattito si perde per strada e a sedare di mal di pancia ci pensa il Cavaliere, al forum di Assago del 98, dove viene interrotto solo dagli applausi, e ben 122 volte. Passano 6 anni prima del nuovo congresso. Nel 2004 l'assise si chiude ancora una volta senza grandi confronti, con la conferma, sempre per acclamazione, di Berlusconi presidente. Con lo scioglimento di Forza Italia, il testimone passa al PDL. Dopo lo storico annuncio del Predellino, il nuovo partito si riunisce il 30 marzo 2009 per l'atto fondativo. Poi il silenzio. Una sola riunione di direzione, quella del «Che fai, mi cacci?». Eppure il congresso nazionale, si legge nero su bianco nello statuto del PDL, si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni. Ne sono passati già 4 e c'è chi scommette che la resa dei conti dovrà attendere ancora. Vi ricordate questa casa? Era dove abitava Scajola, in un appartamento pagato in parte a sua insaputa. Beh, oggi l'ex ministro questo appartamento non riesce a venderlo. Non riesce a venderla, ma bisogna vedere quanto chiedi. Sa, dato la posizione, non la prende nessuno. Come fa? Cioè, qui è brutto, c'è cioè, Colosseo di fronte.
Ci fuori imperiale, chi vorrebbe abitare qua? Cioè, è una brutta zona, no? Volendo ci posso venire io da studente, visto che mi sono costretto a fare il pendolare, potrei offrirmi io, mi ospita lui, magari nel frattempo aspetta per venderla e ospita qualche studente qua della Sapienza. Incredibile, eh? Non lo so, ormai siamo talmente in una situazione paradossale in Italia che non mi sconvolge più niente. Ancora oggi l'ex ministro Scajola, imputato con l'imprenditore Diego Anemone di finanziamento illecito per aver quest'ultimo contribuito per 2/3 all'acquisto della casa, sostiene di aver pagato l'appartamento al Colosseo 700.000 euro e di non aver mai saputo che l'imprenditore aveva versato 1 milione, come invece sostiene l'accusa. E adesso, oltre al processo, per Scajola anche la difficoltà di vendere. Comunque le mando un messaggio: se la vuole vendere me la compro io allo stesso prezzo che l'ha pagata lui, più 10%. Quindi in totale? 700.000 euro, 10%, 770.000 euro. Ma come sta andando il mercato immobiliare in questa zona? Cerchiamo di capirlo con un esperto del settore. Guarda, i valori si assestano intorno agli 8.000 al metro quadro, però dipende moltissimo dall'affaccio, dal palazzo, dalla via, è variabile insomma. Facendo due calcoli, poiché la casa è di 180 metri quadri, moltiplicando per 8.000, ecco che il conto è presto fatto, 1.440.000 euro. Forse il prezzo è il motivo della difficoltà a vendere? Forse dietro a questa cosa c'è anche un fattore psicologico che blocca i possibili acquirenti, perché in realtà c'è richiesta per questa tipologia di immobile. È in vendita, ma i cartelli qui non ci sono. Non ci sono cartelli però? No. Non ci sono? Ma lei ha visto persone qua che venivano a vedere? No, sinceramente. No, nessuno? Da quanto tempo è che non viene nessuno a vederla la casa? Mesi. Comunque non lo so, adesso ci organizziamo, faremo una colletta, vediamo qualche cosa, troviamo, lo accontentiamo. Cerchiamo di accontentarlo, Scaglio, perché mi dispiace. Onorevole, buonasera. 30 secondi per la 7. Non c'è pace fra lei e Fazio. Ci racconta dell'interrogazione alla commissione di vigilanza. Mi dice perché ha detto che Fazio è indecente. Lei continua a salutare. Buonasera. La polemica che si è scatenata intorno al caso Fazio Maradona ha suscitato la reazione anche del capogruppo del PDL alla Camera, Renato Brunetta. Noi siamo andati a fargli qualche domanda a margine di uno degli appuntamenti del ciclo Roma Incontra, ma l'onorevole Brunetta, faccia a faccia con la nostra telecamera, ha preferito non parlare. Durante l'intervista con Enrico Cisnetto, invece... Ma Fazio ti sta un po' sulle... Da alcuni anni, tu lo sai, 5... Una richiesta molto precisa, trasparenza, voglio sapere quanto sono pagati. Siccome la RAI è un ente pubblico, i soldi sono di tutti i cittadini, io voglio sapere semplicemente quanto sono pagati. Però tu hai detto che è peggio di Maradona che non paga le tasse. No, esagerato. Attenzione, no. Non fare il giornalista, come dire, che comprime i concetti. Maradona è Maradona nell'ultima vicenda. Il fatto che Fazio da quel pulpito, da quella barbetta, non abbia stigmatizzato il comportamento di Maradona, il gesto fatto da Maradona, e anzi che sia scattato l'applauso al gesto di Maradona da quel pulpito, mi rende, come dire, più colpevole Fazio che Maradona. Maradona è un genio, è un angelo. È un angelo come calciatore, come uomo e come tutti noi, ha i suoi difetti. Però, siccome Fazio è un angelo e basta, almeno nell'immaginario della sinistra, nell'immaginario collettivo, ecco, che un angelo cada così fragorosamente, ecco, questo è un fatto da stigmatizzare. Non solo, l'onorevole Brunetta collega il caso Fazio al nostro tentativo di intervista. Vediamo come. Pensavo a cosa sta rendendo barbara questa società. Io, entrando qui, sono stato violentato da una gentile giornalista.
che voleva per forza farmi un'intervista, che avevo rifiutato alla sua capa un'ora prima. E con insistenza, poveretta, fa il suo mestiere. Sei concupito, no, diciamo. No, non è questo il punto. Mi chiedo perché tanto imbarbarimento nei rapporti relazionali. E io da economista lo attribuisco, poi il professor Andreoli lo spiegherà in maniera diversa, lo attribuisco alla crisi economica. In cinque anni, dopo 5-6 anni di crisi, di segno meno nel PIL, di problemi, tagli, manovre e così via, questa nostra popolazione animale è diventata più cattiva. E in tutte le nostre manifestazioni sociali, giornali, politici, magistratura, consenso, stiamo diventando brutti e cattivi. C'era una volta un leader invincibile. Sono invincibile. Quel leader aveva intorno a sé un partito che non si divide. Che il Popolo della Libertà è saldo, è compatto, non si scioglie, non si divide. Fino al giorno però in cui qualcuno non ha deciso di spaccarlo in mille correnti, facendo infuriare i suoi fedelissimi. Voi avete ottenuto un unico risultato, quello di spaccare il Popolo della Libertà. Nascono così le correnti divisorie, e infatti ora ci sono i lealisti, i governisti, i mediatori, i falchi e le colombe, e quel leader che diceva di essere invincibile, ora appare un po' meno invincibile. Povero Silvio, ormai si sono tutti divisi, ma quante sono diventate le correnti all'interno del PDL? Non ci si capisce più niente, tanto vale inventarne di nuove e vedere che cosa succede. Tutte queste correnti, lealisti, governisti, moderatori, falchi e colombe, è vero o no? C'è un dibattito, ma non è un dibattito tra correnti organizzate. Non siamo divisi, stiamo ragionando, che è la cosa più importante. Ma è vero che esiste una fronda chiamata i Lupacchiotti, che sono del ministro... E chi sono questi? È la fronda romanista... Ah, questa è nuova, continuiamo con lo zoo. Lei non appartiene a nessuna corrente. Io sono uno che fa riferimento a Berlusconi, che cerca di fare in questo periodo il mestiere del mediatore. E pare che Scilipoti stia dando vita alla sua corrente. Alla sua? Alla mia, a quella di Scilipoti. Alla sua? Alla mia, dice lei. No, io non. Così non... mi dicono, che lei aderisce. Mi hanno detto che lei aderisce. Brunetta ha detto che non è né falco né colomba, e quindi ha dato vita alla corrente delle Pugliane. È possibile questa cosa? Non so cosa sono le Pogliane, ma se lo dice lei... Una via di mezzo, insomma. La mia con Scilipoti. Sì, sì, sì. Lui sì. Ha dato vita alla corrente dei canguri che salta sopra il carro del vincitore al momento opportuno. E lei è nel marsupio? È interessante. Vi seguirò allo zoo. Nel PDL spaccato c'è anche la corrente di Schifani. Oh, addirittura. Esatto. Sono gli schifati, sono quelli che a sentir parlare... Si è scritto? Ma volevo sapere lei che cosa ne pensava. Sono quelli che a sentir parlare di divisioni vengono i frividi. Non penso nulla di sciocchezze. Lei tra i lealisti, ma buon lavoro. Di altre correnti. Buon lavoro. Corrente del mutismo, la corrente di Formigoni, come si potrebbe chiamare? No, non c'è nessuna. I celestiali. Ma è una buona idea. Però ne terrò conto. Sopra falchi e colombe. L'unica cosa, spero che con tutte queste correnti nessuno si raffreddi. Esatto. E se anche a voi da casa sono venuti i brividi, forse la colpa è anche di tutte queste correnti. Se sono larghe intese vanno rispettate. Io non ho assolutamente niente contro la signora l'onorevole Bindi. Non è una questione di persone, questo sia ben chiaro, ma è una questione di principi. Il Partito Democratico non voleva la mia persona come vicepresidente della Camera ed è stato votato Baldelli. Noi vorremmo che i risultati fossero nostri, che le decisioni fossero comuni e che ci fosse veramente delle intese molto larghe. Insomma, le larghe intese sono ancora sulla graticola e a girare lo spiedo sono sempre loro, i falchi del PDL, i duri, quelli che tifano per una soluzione di forza, il voto. L'occasione stavolta è la nomina di Rosy Bindi all'antimafia. Ieri non solo la Santanchè, ma anche Brunetta l'ha attaccata. Ha detto se Bindi non fa un passo indietro sarà guerriglia. In realtà in gioco non c'è solo l'interpretazione delle larghe intese come stile di governo, ma il futuro del partito costruito da Silvio Berlusconi. I falchi attaccano la Bindi, ma in realtà ce l'hanno con il vicepresidente del Consiglio Alfano, il delfino che vuole più autonomia e punta a fare definitivamente del PDL un partito popolare europeo. E per questo è disposto a sacrificare perfino il destino giudiziario di Silvio Berlusconi.
lo scontro al calor bianco e oggi il Cavaliere ha convocato l'ufficio di presidenza del partito, dove Falchi, Verdini e Brunetta e le aristi, cioè il gruppo di Fitto, Carfagna e Gelmini, sono in maggioranza e le colombe in minoranza. Berlusconi batterà il pugno sul tavolo per dire che comanda ancora lui. Dovrebbe essere sancito il ritorno a Forza Italia, l'azzeramento degli incarichi, compresa la segreteria di Alfano, in attesa del Consiglio nazionale dell'8 dicembre. Le colombe stanno meditando. Qualcuna suggerisce al vicepresidente del Consiglio la scissione. Era il 22 aprile del 2010 quando, dopo un ventennio di sodalizio, si consumò la frattura definitiva fra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Quel "che fai, mi cacci" passato alla storia fu anche l'inizio della lenta uscita di scena di Fini dalla politica. Una scena che aveva cavalcato per quasi 30 anni, segretario del Movimento Sociale Italiano, fondatore di Alleanza Nazionale e poi del PDL, Gianfranco Fini aveva cominciato anche il cursus nelle grandi istituzioni della politica, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, presidente della Camera, poi la rottura con Berlusconi, la rottura con gli amici di una vita, quelli dell'MSI e di AN, e l'avventura difficile con Future Libertà, accanto a Scelta Civica di Mario Monti. Future Libertà non raggiunge il 3% e lui si ritira nel silenzio. A chi gli chiede dove è stato tutto questo tempo, lui risponde: in famiglia, ho letto molti libri e ne ho anche scritto uno, Il Ventennio, sottotitolo Io, Berlusconi e la destra tradita, appena uscito con Rizzoli. Questo è il libro con cui Fini rompe il silenzio. Non voglio smettere di fare politica, dice, la farò in modo diverso. 220 pagine in cui soprattutto si rilegge il passato, errori, rimorsi, sassolini nella scarpa. C'è il suo rapporto con Berlusconi, che viene descritto come il vero traditore. C'è la vicenda della casa di Monte Carlo, dalla quale sostiene è uscito senza macchia, nonostante i tentativi della stampa berlusconiana di infangarlo. Ma questo, come sappiamo, è un punto controverso della sua vicenda politica e personale. C'è Alfano, contro il quale è stato usato il metodo boffo, dice, chiamato traditore e associato a lui. Ci sono le critiche, soprattutto agli uomini che al tempo gli erano più vicini, i famosi colonnelli di AN, che secondo la sua ricostruzione non mossero un dito quando il Cavaliere lo fece espellere dal partito, e di sicuro non presero la parola nella riunione di direzione del PDL in cui Berlusconi provocatoriamente lo invitò a fare opposizione dentro il partito, lasciando la presidenza della Camera. Uno fra tutti, Maurizio Gasparri, per il quale Fini esprime sentimenti di delusione personale. Interessanti invece anche sul piano umano i giudizi su Berlusconi: intelligente, rispettoso in privato dei politici professionisti, soprattutto Cicchito, Pisani, Casini e lo stesso Fini, non esattamente bugiardo, ma un uomo che rimuove la verità quando è scomoda. Questi sono i ricordi, poi vengono i propositi: dare una mano a ricostruire il centrodestra italiano. Ma c'è ancora spazio per Fini in politica? Bolzano: si vota per rinnovare il consiglio provinciale e, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle hanno inviato i loro big. Sulla carta dovrebbero vincere gli autonomisti del Sud Tirol e Volkspartein in coalizione col Partito Democratico, ma gli indecisi sono ancora il 25%. Forza Italia, guidata da Micaela Biancofiore, regala generi alimentari marca centrodestra, ma l'avvenimento più importante è la presenza di Daniela Santanchè in quella che sembra il primo test per i Falchi. La stabilità è un valore assoluto nelle dittature, che si sacrifica il tutto per la stabilità. E quindi voglio dire la stessa cosa, il governo andrà avanti se c'è l'azione del governo. Se l'IMU cambia nome, ma gli italiani tirano fuori gli stessi soldi per pagare questa tassazione sulla casa, non va bene, il mio voto non ci sarà. Nelle stesse ore in cui Forza Italia è in piazza, anche Guglielmo Epifani si trova a Bolzano per convincere gli ultimi indecisi. Nonostante i sondaggi li diano per vincenti, i militanti democratici hanno ancora qualche malumore rispetto al governo nazionale. Con il PDL non condividiamo praticamente niente. E Epifani ha anche spiegato come questa sia stata una scelta obbligata dovuta al fatto di evitare il collasso all'Italia. In un'altra piazza Beppe Grillo fa il pienone e chiede nuovamente le dimissioni di Giorgio Napolitano. Il leader 5 Stelle legge una lettera datata 1991 con cui l'allora PDS chiese l'impeachment per Francesco Cossiga. Fra le firme spunta anche quella di Giorgio Napolitano. Napolitano ha chiesto le dimissioni del presidente come lui dovrebbe dare adesso, per le stesse ragioni per cui si dimise Cossiga nel 91.
A Bolzano però i sondaggi danno i 5 Stelle al 10% e nella piazza piena molti sono semplici curiosi. Lo seguo da anni, condivido tutto quello che lui porta avanti da molti anni. Io ho un figlio di 20 anni, ho un altro figlio di 24, precario, più giovane e disoccupato. Io sono dipendente Telecom e sono in mobilità. È una famiglia tipica italiana in questo momento che rispecchia l'andamento di questo paese. Casualmente passavo di qua, sentivo uno che urlava e allora sono rimasto un attimo incuriosito, non sapevo neanche che ci fosse. Incuriosito in bene o incuriosito in male? No, io sono contro ogni forma di populismo e lui è l'emblema del populismo. Nessuno può togliermi la guida del mio partito. In caso di elezioni sentirei il dovere di impegnarmi direttamente. Parola di Berlusconi. Un nuovo videomessaggio? Una conferenza stampa improvvisata? No, è l'ultimo libro di Bruno Vespa. Quando si dice avere le notizie. Una tradizione che si rinnova senza eccezioni autunno dopo autunno, volume dopo volume. Pochi giorni prima del lancio del libro, le agenzie di stampa battono stralci dei colloqui tra Vespa e il politico di turno, spesso proprio il Cavaliere. E di lì sulle pagine dei giornali. Certamente un volano per le vendite quando il volume sarà sugli scaffali, sempre in periodo prenatalizio. Ma vuole la risposta di ieri sera, di questa mattina, di oggi a pranzo o di oggi pomeriggio? Dal 1993 ad oggi Vespa ha partorito almeno un libro all'anno e chi immaginasse schiere di ghostwriters al lavoro resterebbe deluso. Fonti attendibili assicurano che fa tutto o quasi da solo. Se il suo salotto televisivo, la terza camera della politica, è passato alla storia per il contratto con gli italiani o il plastico della villetta di Cogne, i suoi volumi lo saranno per queste geniali operazioni di marketing. Tutte, manco a dirlo, firmate Mondadori. L'anno scorso le anticipazioni ci regalavano chicche dell'allora Premier Monti, del tipo le pensioni meglio riformarle che non pagarle. Il libro era Il Palazzo e la Piazza. Nel 2011 Berlusconi raccontava in anteprima per il volume Questo Amore che il Bunga Bunga era solo un ballo, il resto una invenzione di porno giornalisti e porno magistrati. L'anno prima ne Il Cuore e la Spada tuonava con questi PM il lodo Alfano è indispensabile. Nel 2009 per il libro Donne di Cuori rivelava che con la giovane Noemi Letizia non c'era stata alcuna relazione e che non sapeva che Patrizia Daddario fosse una escort, mentre nello stesso libro Gianfranco Fini lo accusava di confondere la leadership con la monarchia assoluta. E anche quest'anno la tradizione si rinnova col libro non ancora uscito che alimenta stampa e dibattiti, in barba ai cronisti che fanno le vasche in transatlantico alla ricerca di notizie. Ma il cerchio si chiuderà, come sempre, solo alla presentazione ufficiale del volume, spesso presenziata dagli stessi politici che hanno contribuito a scriverlo e, tutto sommato, anche a venderlo. Ooh, how I've loved you. Alfano, l'eterno delfino destinato a non prendere mai il largo, non fosse altro per quel diminutivo nel nome, Angelino. Bravissimo, ma senza il quid, diceva Berlusconi. Mai una sgomitata, uno screzio, sopportava l'insopportabile. Berlusconi faceva e disfaceva, come quando lo designò suo successore, ma poi si accorse, sondaggi alla mano, che a lui nessuno poteva succedere. Da Alfano non mi faccio pensionare, disse, e voilà, le primarie non si fecero più. E lui, Angelino, ingoiava. Ho sempre affermato che la candidatura di Berlusconi, del fondatore di Forza Italia prima e del Popolo delle Libertà dopo, avrebbe reso le primarie un qualcosa da non celebrarsi. Poi a ottobre il corso della storia cambia, Berlusconi è costretto a chinare il capo. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. E quello è il giorno in cui Alfano può tirare fuori il suo carattere. La sua lealtà al presidente, dice, è a prova di bomba, ma l'allievo ora si sente pronto a superare il maestro. In futuro sarà diversamente berlusconiano, dice. In pubblico rimane sempre un passo indietro, sempre misurato. In privato però i giornali rivelano che tesse intrecci fittissimi. Sul governo delle larghe intese, per esempio, agli ultimatum di Berlusconi risponde: lei, presidente, guida una componente, io un'altra. Non solo, il quid più esplosivo
esplosivo viene fuori dalle pagine dell'ultimo libro di Bruno Vespa. Il nostro candidato dovrà essere scelto attraverso primarie il più aperte possibile, alle quali partecipi il più alto numero di simpatizzanti, dice. Chi prende più consensi diventa il candidato. Insomma, niente a che fare con il passo indietro del 2012. Il Delfino ora è pronto a prendere il largo. Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi sono trascorsi così quasi 20 anni tra calorose strette di mano, accenni di fair play e periodi di ostile diffidenza. È il 1994, Napolitano pronuncia il discorso da leader dell'opposizione alla Camera, Berlusconi, premier per la prima volta, si alza dai banchi del governo e va a stringergli la mano. È il momento della simpatia, Silvio pensa persino a Giorgio come commissario europeo, anche se alla fine la scelta ricadrà su Emma Bonino. È il 2006, Napolitano diventa Presidente della Repubblica con i soli voti della sinistra, ma il Cavaliere deve riconoscere la capacità del nuovo Capo dello Stato di rappresentare tutti, senza pregiudizi. Solo nel 2008, quando Berlusconi torna a Palazzo Chigi, si manifestano i primi veri attriti. Napolitano boccia la prima versione del Lodo Alfano, lo scontro continua sul legittimo impedimento, sul processo breve, sulle intercettazioni, fino al decreto Englaro che stabilisce l'obbligo di alimentazione e idratazione forzata e che il Quirinale rifiuta di firmare nel febbraio del 2009. Napolitano vigila sulla costituzionalità delle leggi proposte dal governo, ma Berlusconi e il suo staff lo considerano un frenatore che impedisce di governare a chi ha vinto le elezioni. Nel 2011, dopo lo strappo confini e la crisi economica che incombe, il governo Berlusconi è al capolinea. Napolitano non scioglie le Camere, ma decide di dar vita a un governo del presidente guidato da Mario Monti. Berlusconi fa buon viso a cattivo gioco e sostiene il nuovo esecutivo, ma smette di fidarsi di Napolitano. Nella primavera di quest'anno, pur di non vedere Prodi al Quirinale, Berlusconi si unisce al coro unanime e chiede a Napolitano di fare il bis. È il discorso più straordinario che io abbia avuto modo di ascoltare in 20 anni di vita politica. Le nuvole tornano ad addensarsi insieme alle condanne giudiziarie. Con la sentenza Mediaset e l'interdizione dai pubblici uffici, Berlusconi si sente accerchiato e rimprovera a Napolitano di non fare abbastanza per salvarlo, malgrado l'impegno del centrodestra a sostenere il governo delle larghe intese. I rapporti sono ormai ai minimi termini, a minarli definitivamente la divulgazione a Piazza Pulita di una telefonata in cui Berlusconi arriva ad accusare Napolitano di aver fatto pressione sui giudici a suo danno. In fondo il politico e l'imprenditore, il napoletano e il brianzolo non si sono mai capiti davvero, troppo diversi per storia e per carattere, ma la furente telefonata berlusconiana segna forse il punto di non ritorno. C'è sempre qualcuno che divide, faccio di tutto per l'unità, ma come si può continuare a collaborare al governo con i miei carnefici? E ancora, come possono chiedere ai nostri ministri di continuare a collaborare al governo quando loro si rendono responsabili dell'omicidio politico del leader del PDL? Queste le parole di Silvio Berlusconi ieri sera nel suo discorso di più di 3 ore davanti ai giovani falchi chiamati a raccolta da Daniela Santanchè nella sede di Forza Italia a Roma. La decadenza non ha parlato ancora? Sì. Che vi ha detto? Preoccupato. Però iniziando con delle barzellette ho voluto risollevare tutti per poi parlare di cose serie, senza drammatizzare troppo. E se sulla decadenza Berlusconi ha detto che se il Senato la votasse lui sarebbe in balia di tutte le procure, nelle intenzioni dei 2 giovani organizzatori della serata, i fratelli Zappacosta, le idee sul partito e su Silvio Berlusconi erano già chiare prima di ascoltarlo. Noi crediamo che se il 27 novembre verrà dichiarata la decadenza di Silvio Berlusconi, io credo che Forza Italia non potrà in alcun modo continuare più a sostenere questo governo, perché non possiamo stare a fianco di coloro che ci vogliono fuori una volta per tutte, perché in quel caso significherebbe dar ragione ai nostri carnefici. Alfano sta lavorando in questo senso. Ma se non ce la fa neppure questa maggioranza per colpa di un PD che comunque sia pensa solamente a tassare gli italiani, è chiaro che non si può stare al governo insieme e soprattutto non si può stare al governo con un partito che voterà la decadenza del leader del centrodestra. Che vi aspettate da Berlusconi? Ci aspettiamo che non demorda e che sia sempre il nostro leader.
Altro che falchi e colombe, cerchio magico e nuove leve. Quando il gioco si fa duro sono i vecchi amici che continuano a giocare, gli unici di cui Silvio Berlusconi si fida davvero. In questi giorni difficili, al fianco del Cavaliere ci sono i compagni di sempre: Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Ennio Doris e Adriano Gagliani, ognuno a modo suo. Il presidente del Milan accetta di buon grado di fare un passo indietro in favore di Barbara, la giovane scalpitante figlia del Cavaliere. Non pianta grane, anzi ribadisce la propria fedeltà. Quello che mi sento di dire è che il presidente è veramente sempre il numero uno al mondo. Lo è stato, lo è e lo sarà per sempre. Gianni Letta, l'ombra politica di Berlusconi dal giorno della discesa in campo, regna sempre a Palazzo Grazioli, ma sa che questa volta la sua abilità diplomatica non basta. I falchi lo guardano con sospetto, troppo compromesso con le stanze delle colombe governative. Enrico Letta non nasce dal niente, eh? È nipote d'arte, è il nipote di Gianni Letta. E per questo il grande tessitore rimane, se possibile, ancora più defilato del solito. Espone un poco di più il patrone di Mediolanum, Ennio Doris, che non fa mistero dei suoi consigli. Sfilarsi dal governo di larghe intese non è una buona idea. In questo momento io credo che se questo governo continua a realizzare un po' di cose sia meglio. Ma alla fine tocca al più schivo dei quattro attivarsi in prima persona. Presidente di Mediaset, numero due in ogni avventura imprenditoriale berlusconiana, Fedele Confalonieri è allergico alla politica e fu l'unico a non vedere di buon occhio la discesa in campo di 20 anni fa. Io ero contrario perché vedevo quello che sarebbe successo, magistrati, eccetera, eccetera. Ma oggi ha le idee più chiare su un punto. Di che cosa ha bisogno il centrodestra italiano? Io credo che debba stare unito. E per l'unità del centrodestra, raccontano in retroscena, Confalonieri si sta spendendo in prima persona con la solita discrezione. Ad Alfano chiede di non forzare la mano e a Berlusconi di volare alto nel suo discorso al Consiglio nazionale. Insistere sul legame tra decadenza e caduta del governo è inutile, anche perché, sondaggi alla mano, la vittoria in caso di voto anticipato sarebbe consegnata a Matteo Renzi. Nel cuore di Gomorra esiste un'oasi di legalità che ogni giorno lotta per costruire un quartiere diverso. E noi siamo il controfaida. Sul tatami del maestro Gianni Maddaloni sono cresciute intere generazioni di campioni. Lui, padre dell'oro olimpico di judo Pino e suocero del campione del mondo di boxe Clemente Russo, ha tirato in piedi una palestra nel cuore di Scampia, il quartiere a nord di Napoli, simbolo di degrado. E per la gente del posto ormai quello è il cuore della città che guarda al riscatto. Questa è una palestra dove è nato il campione olimpico, dove si pensa ad andare a Rio 2016, e sicuramente in questa palestra si insegna a vivere. Non solo il fisico si forma, ma anche la mente, perché abbiamo bisogno di regole. Qui manca lavoro, mancano scuole, manca una scelta. Lo sport qui può essere una salvezza per un ragazzo che invece di scegliere di una strada difficile come possa essere quella della camorra o la camorra, perché questo c'è qui, sceglie lo sport. La palestra accoglie quasi sempre gratis ragazzi a rischio, migranti, diversamente abili e soprattutto donne e uomini provenienti dalle carceri e dalle comunità di recupero. Ma il maestro Maddaloni ci teneva a prendere in affidamento anche un altro condannato, Silvio Berlusconi, che ha chiesto di poter scontare i servizi sociali parte della pena per frode fiscale inflittagli nel processo sui diritti TV Mediaset. Ma la risposta del Cavaliere non è stata proprio gentile. Mi sembra, a parte l'umiliazione che consente a Don Mazzi di dire Berlusconi venga qui a pulire i cessi, o quell'altro che dice venga qui a coi ragazzi della palestra a Scampia, così gli va giù la pancia, a parte questo, ma non ritenete che sia una cosa, un esporsi al ridicolo? E non credo che sia umiliante venire qui, anzi, lui è bravo a fare l'imprenditore e poteva insegnare a fare imprenditoria. Non vi offendo? No, 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 a noi sinceramente ci offende l'indifferenza della politica. E tutti quanti dobbiamo
cadere in basso, e ogni tanto, anche se non ci cadiamo, perché la vita è gentile a non mandarci in basso, dobbiamo andarci da solo per guardare le persone peggio di noi come stanno e magari imparare qualcosa da loro e donargli qualcosa. Ci venga a trovare, che qualcosa da insegnarle la troviamo. Per il maestro Maddalone la preoccupazione resta un'altra, la mancanza di fondi che rischia di far chiudere i battenti alla sua palestra della legalità. E ci sono degli uomini al ministero che hanno recepito il messaggio, però questo fatto che poi il governo cade, si rifà un altro governo, stiamo sempre a dire le stesse cose. Noi ci sentiamo abbandonati e la cosa che più mi fa paura è l'indifferenza delle istituzioni. Cavaliere vende bene, pure i libri. La letteratura dell'ultimo ventennio lo ha consacrato come oggetto di biografie più o meno romanzate, inchieste, saggi e naturalmente satira. Proviamo a procedere per filoni tematici e non si offenda chi non viene citato. Il caposaldo della letteratura sul magnate dei media è Il venditore, storia di Berlusconi e della Fininvest di Giuseppe Fiori. C'è la storia dagli inizi. A Silvio non piacque. L'epopea libraria nasce però con la discesa in politica e si nutre soprattutto delle inchieste giudiziarie. Allora, signor Travaglio, la sua carriera, anzi la sua intera vita professionale, lei lo sa bene, è legata indissolubilmente a me. Potrei dire che io sono il suo core business. Marco Travaglio e Peter Gomez, da soli, in coppia o con altri, hanno collezionato una intera bibliografia. L'intoccabile, Le mille balle blu, e continuavano a chiamarlo Impunità, Montanelli e il Cavaliere, L'odore dei soldi, Papi, uno scandalo politico, sono solo alcuni titoli. A proposito di Papi, con il Rubygate e il processo Mediaset c'è un vero boom. Citiamo a caso Sodoma, le 120 giornate che hanno distrutto Berlusconi, Onorevole Bunga Bunga, Rubisconi, i 120 giorni che sconvolsero l'Italia. Ma forse dei processi non vi importa, quello che volete davvero approfondire sono i particolari sulla vita privata del Cavaliere. Imperdibile, si fa per dire, l'ultimo arrivato della serie, Francesca e il Cavaliere, la singolare storia della ragazza di Berlusconi. Senz'altro però dovete leggere prima i due capisaldi del genere, Gradisca Presidente, firmato dalla escort Patrizia Daddario, e il capostipite Tendenza Veronica, opportunamente riedito dopo la separazione tra Berlusconi e l'Alario. Quello che vi interessa davvero è invece la parabola politica del Cavaliere? Potete passare dallo statista di Massimo Giannini fino all'ultimo arrivato, Il berlusconismo nella storia d'Italia, firmato da Giovanni Orsina. Ma ci sono anche titoli fantasiosi come Berlusconi per negati, Berlusconi spiegato a mia figlia e Nemico assoluto, fenomenologia dell'anti-berlusconismo militante, scritto da un noto psichiatra. Se invece volete sorridere, oltre ai volumi dedicati alle barzellette e alle gaffe del Cavaliere, potete leggere Luca Bottura, Silvio sei vecchio, con aforismi del tipo Silvio è talmente vecchio che quando è andato per la prima volta da Vespa c'era il plastico dell'omicidio di Abele. E a proposito di Vespa, ovviamente il Cavaliere è in quasi tutti i suoi libri, di solito intervistato. In conclusione, ci hanno raccontato Berlusconi in tutte le salse, ma ci sono riusciti? Forse per capire veramente Silvio dovete farvelo raccontare da lui stesso, come fece ad esempio nel 2001 con la sua autobiografia recapitata per posta, titolo Una storia italiana. Non sono io l'anomalia. L'anomalia in Italia sono i comunisti e il loro odio verso di me. Paura del vuoto. E se stavolta il Caimano non resuscitasse? E se davvero questo fosse l'epilogo del berlusconismo? Che fine faranno l'anti-berlusconismo con i suoi partigiani, quelli che contro il Cavaliere hanno costruito programmi e alleanze politiche, o anche intere carriere, o quelli che di Berlusconi hanno fatto un'ossessione personale? Le piaccia o non le piaccia, lei è arrivata al capolinea della sua esperienza politica. E non le rimane che rassegnarsi al suo destino, consegnarsi cioè alla magistratura, è come un Noriega qualsiasi farsi giudicare. A lanciare l'allarme per primo è stato sabato scorso Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Nell'anima degli anti-berlusconiani, ipotizza il giornalista, si cela la sottile speranza che il Cavaliere sopravviva. Più che un calcolo, quasi un sentimento, la paura di sentirsi orfani, inutili. Innanzitutto la politica. Che cosa ne sarà della sinistra senza il collante dell'anti-berlusconismo? Io penso che Berlusconi si alimenti dell'anti-berlusconismo. Essendoci Berlusconi di là, noi stavamo insieme di qua, mettendo insieme una meravigliosa alleanza Mastella e Turigliatto.
Se il centro-sinistra sta insieme semplicemente perché è contro Berlusconi, noi siamo finiti. Ricordate i non Berlusconi Day o i no Cav Day? La lotta a Berlusconi è stata anche la ragione di vita dei movimenti. Come si sostanzierà ora la battaglia del popolo viola e di tutti gli eredi dei girotondini? Berlusconi non è contro la democrazia, è qualcosa di diverso, lui è estraneo alla democrazia. Ma a rischio c'è soprattutto un intero indotto culturale. Con l'anti-berlusconismo hanno prosperato i giornali di centrosinistra, sono decollati i talk show, sono diventati eroi giornalisti. Poteva dire che la mafia non va combattuta, va sconfitta proprio, e per sconfiggerla non bisogna accettare i voti dalla mafia, non bisogna nemmeno chiederli. Ma questa è una cosa vergognosa! Vergognosa! No. Lei si dovrebbe vergognare di queste cose! Di berlusconismo e anti-berlusconismo ha vissuto l'editoria, con pile di volumi dedicati al Cavaliere, ma ne hanno vissuto anche vignettisti e comici, attori e registi. Questo terremoto è stato un grandissimo successo, nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. E adesso si aprono forse spazi politici e culturali da riempire con altre battaglie, per sfuggire alla paura del vuoto, ammesso che stavolta sia davvero finita. Cosa pensi di risolvere se non cibi? Che vuoi fare? Dedicarti delle tue ossessioni, diventare tu la mia morte. Sta cercando di convincermi che sono uno squilibrato. Io so benissimo chi è lei. Lei è il simbolo di quest'epoca senza sogni. La prova vivente della commissione tra ricchezza politica e influenza mediatica.